Bene, buonasera, signori. Buonasera. Un'altra serata all'insegna del CS. I playoff qui al Caster Desk. Come sempre di noi, Zaffecato. Come sempre il carissimo Moonboy, Pronti per una nuova best. 5. No, siamo a quell'altro percorso nella zona alta dei playoff. Con un'altra sfida: Golden Garris contro Team Liquid. Una sfida molto importante perché, come ieri, questa vittoria è un biglietto d'accesso ai mondiali. Per una di queste squadre, uno di questi due team, uscirà da stasera con la. Gioia, felicità, la soddisfazione di essersi garantito un altro posto ai mondiali, il secondo dei tre, quindi già. i posti iniziano già a restringersi e con la sconfitta ieri dei Cloud9 questo split di LCS sta diventando sempre più frizzante e speciale perché abbiamo delle ascese sorprendenti, delle... Cadute ovviamente. strabilianti, abbiamo veramente dei playoff che in pochi avrebbero potuto prevedere. Playoff agguerriti, oserei dire. Playoff molto più agguerriti, perché per l'appunto, come teniamo sempre a cosa. Riconsiderare, d'altronde non c'è più il sistema di Championship Point. L'abbiamo lasciato per un altro anno a LC, ai nostri fratellini, lasciamoli giocare lì, sguazzare con i punticini. Qua c'è la vera battaglia, questo è il Colosseum. Si combatte fino alla morte e la vittoria ti dà l'accesso ai mondiali, almeno per quello che riguarda il winner bracket. Ieri abbiamo visto dei flyquest volare planare in faccia dei Cloud 9 che sono stati distrutti, devastati per quanto ci fossero state delle piccole riprese. Alla fine la storia la scrivono i vincitori. Già. Decisamente e i Flyquest ne sono emersi vincitori in maniera anche abbastanza netta. Con certamente le sue fatiche, le sue tribolazioni, abbiamo avuto una lunghissima pausa nel corso della terza partita, che poi comunque ha portato per una vittoria dei Flyquest che hanno chiuso quella yeah. e la partita successiva per garantirsi il 3-1. Per i cloud 9, onestamente una serie. Un po' da dimenticare, una un serie deludente. un po' deludente da molti punti di vista, sei una squadra che ha avuto quella settimana di pausa in più, avendosi classificato come secondo sì all'interno della stagione regolare e nonostante ciò, nonostante tu abbia avuto l'opportunità di guardare una squadra come i FlyQuest, può por essere portata addirittura a 5 game dagli Volgini, non sei riuscito nemmeno a replicare lo stesso livello di performance con un'adattabilità un praticamente... Nulla tra una partita e l'altra. Abbiamo visto sempre le stesse priorità. Sempre gli stessi campioni. Sempre gli stessi ban. I Cloud9 hanno lasciato la serie di ieri da sconfitti, ma da sconfitti anche abbastanza amareggiati no. e amareggianti per i fan. E domani li vedremo ritornare ad affrontare proprio quegli Volginis che hanno portato i fly Quest a 5 game per cercare di mantenere la sopravvivenza. Perché alla fine, adesso che sei sceso nella loser bracket, nella parte inferiore dei playoff, non basta più soltanto vincere quella singola best of 5 per gratissimo il gioco mondiale. Dovrà esserci, se vuoi arrivare in Finale è una scalata per battere praticamente qualsiasi, ogni altro team all'interno dei playoff rimanenti Ma per arrivare a quel almeno terzo posto e garantirti l'accesso mondiale saranno almeno due best of five vinte Ciao. Una sarà questa settimana, se riesci... Settimana prossima c'è però lo scontro vero e proprio. Sì, anche perché comunque nel loser bracket, in ogni caso, ti trovi gli evil, trovi i TSM che sono molto agguerriti e vogliosi di accapararsi. Quello che sarà l'ultimo slot valevole per i mondiali, sì. al di là poi dell'accesso meno alle finali. D'altronde, sono tutti i team che ci stanno regalando interessanti. Emozioni e soprattutto ci stanno anche facendo un po' ricredere sulle loro capacità all'interno di queste best of five. Anzi, a dirla tutta, chi su card doveva essere quello forse un po' più favorito per legacy, per storia delle best of five e preparazione, erano proprio i Cloud9. Già. Che sono quelli che tra tutti presenti all'interno di questi playoff ci hanno regalato anche, soprattutto nella sconfitta, ben poche emozioni, anzi molto deludente. Givol, per quanto abbiano perso, nonostante tutto il summer split molto deludente, ci hanno regalato una best of 5 incredibile con delle riprese eccezionali che se le avessero avute durante il summer split forse avremmo visti nel winner bracket addirittura. Ah, sicuramente sarebbe stato un percorso un pochino più facile da intraprendere sì. verso quella zona uh, più alta della classifica però appunto gli Volginistis almeno hanno mostrato una certa adattabilità, hanno dimostrato una certa creatività, abbiamo visto l'Ecarim da parte di Uni, abbiamo visto insomma una serie di selezioni anche abbastanza particolari e interessanti che invece da parte di Cloud9 non si è notata i Cloud9 forse sì, ci cioè Rimostrato un pochino delle loro capacità Qualcosa a livello di visto, performance in partita, è arrivata quella proattività, quella disposizione a punire gli avversari, a prendersi un braccio quando loro ti offrono un dito, e quell'aggressione quell che effettivamente è stata un po' caratteristica di Cloud9 per molto tempo della stagione. Ma a livello di preparazione, draft e adattamento a una nuova patch molto molto sottotono la squadra che ha dominato il panorama nordamericano per la maggior parte di quest'anno non è riuscita purtroppo a replicare il livello che ormai ci si aspettava da parte loro, quindi sicuramente c'è da pensare che già adesso il fatto che tra Cloud9 e TSM, entrambi questi team ormai nel lato inferiore di questi playoff, sì. soltanto uno di loro potrà andare al mondiale è abbastanza particolare perché per i Cloud9 chiaramente questo split, anzi questo anno, è stato fenomenale e i Cloud9 dello Spring sembravano essere forse il miglior team mai visto in Nord America, mentre adesso sembrano essere tutta un'altra base. E per i TSM c'era chiaramente molte aspettative su questo roster, con il ritorno alla riunione di Vjerxen e Doublelift, un grandissimo duo che quando sono stati insieme hanno vinto ogni singolo trofeo possibile nella, nel loro percorso all'interno di LCS. E quest'anno non sono riusciti a replicare lo stesso livello di successo, anche qua. E yeah. questo è già un binomio che ti porta a pensare: uff, non è una scelta che vorrei fare, mandarne uno e lasciare a casa l'altro. E a seconda di come va la serie di stasera, se i Golden Gares dovessero riuscire a trovare un altro upset, magari, trovare una vittoria contro dei team liquidi, inaspettata, come è stata la loro contro i TSM, allora. Oh diventano tre le squadre Cloud9, Team Liquid e TSM che si vanno a contendere un solo biglietto di andata verso i mondiali e la situazione inizia a diventare abbastanza stretta. Sì, esatto, e in ogni caso adesso passiamo a quello che per l'appunto sono i Team Liquid. Team Liquid che hanno avuto una ripresa incredibile, non che fossero in discesa durante la prima metà del Summer Split, ma la seconda metà del Summer Split è stata ancora più incredibile ed eccezionale che li ha portati tra l'altro a scalzare proprio i Cloud9 e poi guadagnarsi il primo posto all'interno di questa regular season del Summer Split. E ora li vediamo in, questa, in questi best of five con playoff contro i Golden Guardians, che per quanto abbiano vinto con quella incredibile 3-0 sui TSM, hanno sicuramente alcune lacune, alcune pecche che hanno mostrato anche durante la stessa partita contro i TSM, contro i Team Liquid non sarà affatto semplice, soprattutto no. il confronto con la bot che per no. quanto Uni, eh, Uni, sì, voglio dire Uchi. FBI, Ui, FBI e lui stiano regalando delle ottime performance al proprio team e in generale a chiunque li stia seguendo contro i Tactical e CorgJ che yeah. ancora di più stanno dando prova delle loro abilità e mi piace il fatto che FBI finalmente ha trovato un po' il suo slot con delle performance incredibili dall'altro lato c'è Tactical che ha ottenuto si è anche un po' preso diciamo lo slot di Adi Carry mm. Um, affiancando, sgomitando con Double Lift Dio. e guadagnandosene tutti i diritti e ha riempito ampiamente, insomma, quel vuoto Dio. che si era colm creato. Assolutamente, eh, per CoreJJ questo è uno split fenomenale, forse un, un ritorno alla di sua grande gloria. Rischio di prendere un altro MP. Sì, il, uh, se, se vogliamo chiamarlo rischio 000. sicuramente è così che lo definirei, perché sì, sicuramente è stato un uh, membro chiave di moltissime vittorie dei Team Liquid nel corso della stagione regolare e uh, riuscire a farlo portando questo grande vantaggio alla squadra e soprattutto affiancandosi a un uh, ha uh, un AD carry uh, Novellino come Tactical e facendogli un po' da mentore e portarlo sì. ad essere alla fine Tactical. È arrivato, se non sbaglio, uh, secondo nell'all-pro voting uh, per gli AD carry. Quindi sicuramente un, uh, un lavoro di mentoring. Uh, Bestiale. efficace è dir poco mettiamola <ride> sì. così uh, e si va un pochino tristemente a scontrare con il fatto che per i golden guardians quella corsia inferiore è stata un pochino il punto di maggior splendore nella serie contro i tsm soprattutto una grande differenza tra la performance delle botlane soprattutto dei supporti con un che ha trovato veramente le grandissime performance contro un tritz che invece faceva un pochino fatica a trovare le giuste risposte a quello che stavano pro proponendo gli avversari già dalla fase di corsia e è un peccato che non potremo vedere replicato nello stesso modo questa, questa tendenza offensiva che è stata così utile per trovare quella prima vittoria dei Golden Guardians, Ma un po' il resto della mappa dovrà pagare il, il prezzo, diciamo, della, del. Adesso sei qui a giocare con, uh, con i bimbi grandi, sei nel winner bracket, hai battuto i TSM adesso arriva le sfide quelle vere, adesso arriva un laner. Uh, Tosto da mettere contro Damonte e vedere quanto Damonte riuscirà a fare, quanto riuscirà a rendere quando si trova ad affrontare un giocatore Di calibro di, di Jensen. Sì. Mettere una, un altro forte top laner indipendente davanti a Hounser e vedere come adesso riuscirai a generarti quel vantaggio in solitaria e su anche cui fai dalla tanto giungla E anche dalla giungla c'è cioè allora... un finalista di mondiale dall'altro lato, quindi Già. Closer trove, sicuramente troverà pane per i suoi denti. Ecco, una cosa interessante, però, che vado subito a far rispecchiare, a far notare riflettori puntati, le Champion Pool perché match matchup per up Molti, se non quasi la totalità di questi player utilizzano o hanno utilizzato gli stessi campioni. In corso superiore abbiamo visto comunque da parte di Haunzer come da parte anche del, dello stesso top laner di Impact, un sacco di tank. Come Shen, ma anche dei bruiser come lo stesso Mordekaiser da yeah. entrambi utilizzato molto bene. In giungla, più o meno, siamo sempre lì. Olaf, Lissin sono quei jungler che preferiscono essere utilizzati da closer come da Broxa. In corsa centrale, da Monte si è un po' dovuta allontanare da quel ruolo di assassino con quella Chiana durante lo scorso anno per avere le solite Orianna, le Blanche, che sono i migliori pick di Jensen, tra l'altro, così anche la corsa inferiore. Ma signori, subito selezione dei campioni e stiamo a vedere come, come andrà a finire. Già, yeah, siamo pronti per la prima partita di questa serie, Team Liquid che partono dal lato blu della mappa, vediamo un pochino già alcune, alcune cose da osservare, in draft sarà sicuramente la priorità su campioni nuovi, vedere come i Team Liquid si sono adattati un pochino anche al cambiamento di patch, alla settimana di pausa perché quello che abbiamo visto ieri da parte dei Cloud9 sicuramente ha lasciato un po' l'amaro in bocca per quanto riguarda anche soltanto ciò che veniva un po' proposto durante la draft, quindi per adesso mi aspetto magari chiaramente una priorità un pochino più bassa sui band di Caitlyn dalla blu della sì. mappa, per favore, uh, Team Liquid uh, immagino siano ben disposti ad andare ad accettare un campione del genere e selezionarlo, piccarlo, prenderlo da loro e sfruttarlo per portare a casa un grande vantaggio. Ma i Golden Gars hanno anche mostrato che loro non disdegnano uh, affrontare una Caitlin. Anzi, FBI Huki, con il loro running style aggressivo, con campioni come quella, con uh, in Però... generale, una risposta molto pronta e molto aggressiva che vada subito a mettere sotto torchio un pochino lo stile di una Caitlyn. Sono anche disposti a prendere un matchup del genere. Questo è vero, in ogni caso. Per l'appunto anche lì in corsia inferiore, salvo alcuni pick un pochino più uh, da comfort, anche lì vediamo comunque delle somiglianze, delle similitudini alla champion pool. Ed è per questo che mi piace tanto, perché questa sarà una draft che dovrà essere giocata soprattutto, o meglio, una partita che dovrà essere giocata soprattutto in draft. Una partita molto mentale, perché per l'appunto qui un pick uh, condiviso ha un valore... Raddoppiato, diciamo, riuscire a prenderselo e non farlo avere al team avversario. Vedremo adesso con quella Caitlyn disponibile, se Tactical sarà già disposta per poterla utilizzare, magari affiancata proprio da una Morgana volendo. Eh, ah, ma la priorità oh, a quanto pare è già già altrove. Mordekaiser l'hai altro... parlato. Ed è un campione che chiaramente però non essere stato importantissimo. La serie contro i TSM Fu una causa scatenante quasi sì. delle due vittorie nel game 1 e Ha 4 vittorie. E Impact, come dicevi, è uno degli altri top laner che ha adattato molto in fretta. Questo Mordekaiser Ma i Golden Guardians, mm. vedono che quella Caitlyn è ancora disponibile. Vanno subito quindi ad assicurarsi al fianco anche di un bel Graves per Closer. Quindi un jungler Carry che possa power farmare. Che possa subito andare a mettere un po' anche il bastone tra le ruote. Allo stile un pochino più passivo di Broxa. E ora ti dirò Moon, sinceramente non vedrei neanche così brutto magari nelle fasi successive al fianco di Nash, so che per quanto Tancancio ormai stia risplendendo un pochino di più come difensore unico mi sarebbe magari piaciuto vedere un Blitzcrank che è una risposta che J ha già avuto più, e più volte e contro una, una Caitlyn piuttosto immobile come bersaglio poteva essere un'interessante opzione però per l'appunto al fianco di Ash eh, il più delle volte viene posizionato un Tancancio magari Uh, il problema più grande di Blitzcrank è che dal lato di Caitlyn spesso vuoi affiancarla in corsia a Morgana. E Morgana è un campione Busto. che contro Blitzcrank funziona molto bene. Chiaramente lo scudo nero può andare a negare totalmente il più grande punto di forza di Blitzcrank stesso. Infatti, non mi sorprenderebbe la parte team di Team Liquid vedere un, un ban di Morgana in questa per seconda Per magari forzare, fase. esatto. Sì, più anche quasi per andare a impedire ai Golden Gunner. Che come vedi hanno selezionato qua un top laner. La loro terza rotazione sarà infatti Renekton per Houncer. Per andare a sfidare subito in corsia Impact e cercare di farlo un pochino sudare. Con questo Mordekaiser, prima di arrivare alla fase un pochino più inoltrate della partita, ma avendo la selezione in apertura come quarto pick, Morgana potrebbe essere un pick uh, da prendere il primo possibile. Anche perché per i Golden Guardians tecnicamente è un pick Da Monte, infatti Vero. lo gioca anche in corsia centrale e c'è la possibilità di andare a scambiare un pochino le carte in tavola. Colore Team Liquid, chiaramente, vedi quella Caitlyn, intuisci una volontà di Morgana, puoi avere qualcosa in serbo da parte di CoreJJ. Sì, per adesso la seconda fase di ban Golden Guardians che vanno a centralizzare soprattutto l'attenzione verso la corsia centrale Jensen Damonte con Akali, LeBlanc. Arriverà infine il ban di Morgana, d'altronde difficilmente avresti voluto affiancarla a quell'ash più che altro per privarne per l'appunto la presenza a Caitlyn vedremo come vorrà rispondere Golden Guardians lasciare addirittura il last pick nelle mani di Hui sì, questa è una cosa che alla fine, se vuoi giocare attorno al tuo grande punto di forza, che in questo momento è la corsia inferiore, è una cosa sicuramente disponibile uh, da parte di Damonte. Avere un campione che comunque gli permetta di uscire dalla, dalla corsia prendere un pochino facilmente priorità come questa Zoe può essere un'ottima risposta a un po' qualsiasi cosa Jensen lanci dalla sua, anche perché è Jensen e in questa squadra con questa draft ti puoi aspettare un campione che vada un pochino più focussato sullo scaling e sul carriare. Quindi, con campioni come ancora Azir o. Rihanna disponibili, mi immagino che si inizi a muovere in una di quelle direzioni quando possibile. Sì, a zero Rihanna potrebbero essere i pick quelli un pochino più scontati, sicuri d'altronde serve effettivamente un po' di late game potenziato per quanto riguarda anche la corsia centrale di Team Liquid, se vuoi andare a, a mettere un po' il carico da 90. E i Team Liquid in ogni caso ci hanno sempre dimostrato di avere un buon late game, grazie anche a questi pick come magari Bard, molto offensivo, molta pressione e Lee Sin, che per l'appunto creano il trampolino giusto per arrivare a quelle fasi di late game. No, alla fine arriva a zero, infatti, quindi quella carry da late game viene assicurato per i Team Liquid. Sto un po' pensando quali sono le possibili alternative per Wuhi sulla corsia inferiore. Campioni come Karma, come mm. Tahm sono ancora disponibili se vuoi Chiaramente, Karma con uno stile un pochino più offensivo, offensivo. cercare di rispondere alla pressione di corsia di oh. uh, Ash. Alla fine arriva Alistar Particolare. Uh, abbastanza particolare, ma è un campione che io stavo aspettando abbastanza. Um, la sua un po'. Il suo ritorno in questo ruolo del supporto, dal momento che nell'ultima pagina 10.16 i, i supporti un pochino più popolari come quella um, Karma, ma soprattutto Nautilus, hanno subito un po' di nerf, anche campioni che um, sono un pochino più con ruolo tankoso da Engage come un possibile flex come set, ha ricevuto un po' di nerf effettivamente stavo pensando quanto manca prima che le squadre iniziano a tirare fuori quei campioni da engage, tankosi un pochino più old school la Leona, l'Alistar questi sono dei campioni che effettivamente mi aspettavo di vedere già un pochino prima e adesso non vedo nemmeno così scomode anche perché è un, non è un campione nuovo per Wookie, ha già giocato partite di, di Alistar durante questo split e quindi anche, ha già dimostrato che anche se non è completamente il meta del, del momento è disposto a tirare fuori un pochino più di sapore in quella direzione e quindi sono contento che vada a selezionarlo adesso perché alla fine come campione contro un ADC immobile come Ashe e un supporto che vorrebbe cercare di ostacolarlo un po' come Bard non è così facile andare a rompere nuova nel paniere a un Alistar che è tankoso, resistente, può rompere i controlli avversari e guadagnare un sacco di spazio per la sua squadra. Ora godiamoci questa bellissima cinematic che, come sempre, accompagna l'inizio della best of five. Nomi imponenti, nomi potenti. Dall'altro lato, Golden Guardians, speranze, sicuramente, tante. Tante devono essere risposte, riposte, magari anche proprio su quell'ouncer. Ciao, grande responsabilità per tutti questi ragazzi, ragazzi giovani, ragazzi che, per la maggior parte, qualora dovessero riuscire a fare il miracolo, portarsi a casa un'altra vittoria. Sarebbe un accesso al mondiale decisamente insperato. Abbiamo già giocatori come Closer che ha partecipato dalla, ma dalla Turchia, FBI arrivato dall insomma, è arrivato dall'Oceania. Insomma, c'è stato un qualche assaggio di palcoscenico internazionale, ma non di questo livello. Quindi, sicuramente Beh, per alcuni momenti... di questi ragazzi, c'è. Sì, <ride> da Monte answer Crouch la Game. volontà di tornare sicuramente <ride> è ancora presente. E se riescono ancora una volta a ripetere la performance dello scorso anno soprattutto per un giocatore come Damonte che uh, è elogiato un po' come uno dei più grandi midlaner uh, uh, nordamericani sì. rimasti uno dei pochi, sì, dei e pochi uno... nordamericani è quello il punto, è che quando ce ne sono pochi se riesce a dimostrare di riuscire ad arrivare ai mondiali per due, per due anni consecutivi vuol dire qualcosa sì. vuol dire qualcosa e signori quindi cominciamo con la best of five team liquid blue side i golden guardians lato red side ricordiamo best of five valevole per lo slot il secondo ai mondiali oltre ovviamente al proseguo all'interno dei playoff e quindi poi accesso alle finali e come sempre da casa con i vostri hashtag potete farci sapere per chi fate il tifo E in questo primo game della serie con l'hashtag TLWin contro l'hashtag GGWin Chiaramente c'è molta volontà di dimostrare il proprio valore da parte dei Golden Guardians. Attaccare la squadra che ha concluso prima in stagione regolare, con oltretutto il miglior score che i team liquid abbiano mai trovato in stagione regolare, è una... Yeah. è una dura sfida, soprattutto quando si parla pur sempre di team liquid. Una squadra con un pedigree competitivo di quattro titoli consecutivi negli ultimi due anni, anche se c'è stata quella piccola caduta durante lo spring, la volontà di ripresa c'è. Già, no, intanto qui vediamo la corsia inferiore, subito aggredito FBI da tattico alle core, JJ. Esperienza che si mette ovviamente a a disposizione del proprio team ma soprattutto con un pick come Bard, una grande abilità di roaming, grande pressione sulle varie corsie oltre ovviamente ad aggredire lo stessa, la stessa corsia dove sta militando attualmente. Quindi avremo un duetto che renderà un po' difficile anche il farming da parte di FBI che per l'appunto è uno dei maggiori di che a livello di performance su carta sta mantenendo un alto tenore non soltanto di, uh, di farming ma anche di introiti, di, l'ingresso di risorse a 15 minuti e così via. Sì, FBI eh, si sta continuamente dimostrando come uno dei eh, più grandi ormai AD Carry della scena oh, Molto sì. solido durante la fase di corsia ma molto anche aggressivo durante i team fight Abbiamo visto, ricordiamo un po', la I serie contro i TSM paccia. Flash avanti, aggressione netta, mettere pressione ai suoi avversari E essere molto anche consapevole delle risorse sì. che accumulate dalla sua E mi piace già da parte di Golden Guardians la volontà in questo primo game della serie Di, nonostante tu si trovino dal lato rosso uh, Qui mi interrompo perché... Ah, Monte nei guai Monte nei guai eh, però per fortuna Broxa, quel lume ha dato un minimo di reazione da Monte che è riuscito a schivare quella onda sonica. Poi Jensen, addirittura, va a bruciare. Dopo il Libro dal, dal, dalla dall raccolta. Una piccola aggressione che porta comunque da Monte a doversi ritirare: Cosa che stava già facendo. Oh. Risposta su Corgi da parte di Hui. Nulla di così. Eh, gravante ma tutto sommato Permette di ripristinare un po' di pressione Bilanciarla se non altro Già tra l'altro ho notato adesso Scatto fasico per Uhi con eh, questo giù. Alistar Quindi non vai a prendere la uh, Un po' classica scossa d'assestamento per le resistenze bonus Questo è un Alistar che vuole essere Fastidioso nei team fight Vuole saltarti addosso e vuole rimanerti addosso Con tutti i suoi controlli Con tutte le sue aggressioni e Non sarà facile scrollarsi di dosso Questo toro sì, esatto. Per adesso in ogni caso, normale amministrazione con Closer, che potrebbe, se non altro andare in invasione con tutta la pressione acquisita da FBI, hui in quella corsia inferiore. E infatti, li vediamo però appunto Closer andare verso i Krug, deve stare molto attento, perché tornerà verso quella trifronda della corsia inferiore, e verrà quindi spottato dal lume della, della visione da parte di, della due bot che hanno appena posizionato. Primo drago della montagna, questo potrebbe essere interessante anche solo per acquisirlo, però appunto in coppia singola, avere un po' di armature, soprattutto perché da una parte e dall'altra arriveranno non solo per Hui ma anche yeah. per Ancer. Come però anche per Impact e Broxa. Sono eh, anche lo stesso Corgi-J, sono campioni che per l'appunto fanno un po' dell'armatura fisica, non il loro punto di, di focus, ma sono un altro, una buona. Buon accompagnamento. Ciao, Alla fine non abbiamo parlato neanche molto di questo uh, matchup della corsia superiore, l'abbiamo un po' trascurato, ma Mordekaiser e Renekton alla fine sono sì. campioni che nelle prime fasi di gioco uh, può, sì, magari la, lo scontro vale Giocano volgere un pochino po po più a favore di Renekton, che chiaramente nelle prime fasi di corsia è un po' più fastidioso con la sua aggressione, soprattutto se riesce a giocare bene attorno al, al fattore di spezza scudi della W potenziata, che contro Mordekaiser può essere molto efficace, visto che Mordekaiser con gli scudi uh, va a braccetto diciamo soprattutto nel corso dei, uh, dei fight un pochino più prolungati ma soprattutto poi chiaramente anche immagino che anche la selezione di quell'Alistar vada a giocare un po' uh, nel voler mettere un bastone tra le ruote a Mordekaiser perché Mordekaiser spesso nei fight soprattutto un pochino più tardivi in quei supporti fragili può trovare un facile bersaglio ultimo un supporto vai a scaricare addosso tutte le tue abilità tutta la tua forza, ti porti a casa una facile uccisione poi sei pronto a emergere, a fightare in 5 contro 4 con quelle statistiche aggiuntive Alistar può rompere la Suprema avversaria perché la Suprema di Alistar lo libera da ogni contatto e la Suprema di Kaiser effettivamente funge da controllo. Questo è vero, ma qualora? Attenzione però, Closer insieme a Damonte, questa è una tattica già vista dai Golden Guards, infatti, molto bravo Impact. Esperienza, vede il da, monte uscire da quella corsa centrale, si ritira temporaneamente. Questo farà perdere un po' di tempo, darà quindi tempo a Broxa per andare a prendersi il primo dalla Montagna. Ciao. Tornando a quello che dicevamo prima al volo, eh, è vero, sicuramente Ui può avere dalla sua quella Suprema, ma il fatto che manchi di scosse e assestamento e il fatto che vada a itemizzare, se non altro per la prima metà del tempo, verso magari un danno fisico contro Tactical potrebbe essere la mossa migliore per Impact, perché quando dovesse trovare Suprema e uccisione su Alistar, vorrebbe dire comunque raccogliere le sue resistenze. E uscire in un teamfight pieno di resistenze. No, assolutamente. Sarà una sfida interessante. Eh, tra un po' questi. Sì. Questi tank, se così vogliamo chiamarli. O semi-tank <ride> per alcuni versi. Invece che ormai. Demi -God. Mordekaiser riempie un po' quella, quel ruolo per uh, diversi fattori. Però, appunto, molto bravo su quella prima aggressione. Impacta un po'. a Sospettare i movimenti avversari, c'è stata. Poca esitazione da parte dei team liquid. Appena vedi un pochino quella priorità mancante yeah. in corsia centrale, Impact sta più al sicuro. Brox va direttamente sul drago. C'è cioè veramente zero esitazione. E una chiara consapevolezza di quello che. Sta avvenendo nel corso della partita e questo va già a premiare i Team Liquid con quelli che sono 700 gol di vantaggio senza che veramente sia successo niente nella mappa. Puramente di vantaggio in farm che è accumulato tra la giungla, tra la corsia centrale, ma soprattutto la corsia inferiore. Sì, dove Tactical eh. e Core JJ contro FBI e Hookie hanno continuato ad accumulare un vantaggio notevole che mal va anche a rappresentare il valore vero e proprio di FBI e Hookie, che in questa lane non si sono sentiti completamente liberi al loro agio di sfoderare il loro potere. Già, c'è anche comunque da dire che ormai all'interno dei playoff e nelle varie partite, nelle varie legioni, eh, quando vediamo una forte priorità in corsa superiore, come magari un Renekton, quindi cercare di spingere l'avversario la sottotorre, molte volte vediamo verso un decimo minuto, comunque entro dieci minuti, anche solo il tentare eh, un dive con tre, compreso anche il mid laner. Quindi yeah. è un qualcosa che sa già di visto. I bravi i team liquidi a fare un po' anche i compiti a casa, se lo potevano aspettare. D'altronde, um, vuoi un po' affossare Impact, che è una colonna portante dei team liquidi? Già, assolutamente. Impact alla fine, con un campione come Mordekaiser può essere spaventoso, soprattutto dopo che hai raggiunto il livello 6, Già. perché quel dive, se volevi farlo, dovevi cercare di farlo prima. Adesso è. È impossibile cercare e di replicare un'aggressione un del genere eh, e soprattutto Impact in generale un po' la reputazione dell'essere il top laner che se provi a divearlo forse lo uccidi probabilmente lui se ne esce comunque con almeno una kill quindi um, non sempre è un'azione che vale il, il gioco e il tempo speso. Esatto. In ogni caso, qua mi piace vedere subito una piccola differenza, perché nelle varie partite in cui abbiamo potuto assistere anche al pic di Ash, abbiamo visto come molte volte quel pic di Ash venisse utilizzato in maniera a volte anche difensiva, per andare a vedere la propria stessa giungla, per andare a spottare un po' il jungler magari in invasione. Qui, però, c'è molta comunicazione del team liquida, infatti, vediamo il più delle volte la freccia di Ash collocata tra il fiume e Alcune volte anche la giungla avversaria. Questo per dare più che altro un pochino più di senso di sicurezza um, a Broxa. Ma questo vuole anche dire che non si aspettano molte invasioni in quella giungla stessa. Già, soprattutto sulle tempistiche chiave lo vanno un po' a cercare Già. perché sul minutaggio di rispondere. Uh, Jensen qui, una piccola toccata in fuga, non di abilità ma. Ci prova nel suo intento, una, una mini shurima shuffle diciamo con uh, la scorta imperiale che non ha successo, brucia comunque il flash uh, ad amonte ed è sicuramente pressione aggiuntiva su quella corsia no, Monte rispetta il fatto che CoreJJ fosse comunque mancante Proxa sapevamo essere nelle vicinanze quindi qualora non ci fosse stato quel flash difensivo probabilmente poteva trasformarsi in una facile kill per i Team Liquid per il primo sangue primo sangue che ancora non è avvenuto siamo a 9 minuti e mezzo E ancora cioè questa pressione quasi invisibile però si mantiene quel vantaggio in gol di circa quelle 700 unità mantengono i Team Liquid l'ottimo farming l'ottima pre pressione di corsia e possiamo vederla ben divisa un gold. po' tra diversi oh. ruoli 400 gol di vantaggio tra i bot laner 500 addirittura quasi tra i mid laner, insomma c'è un lavoro di pressione da parte dei team liquid con il giocare attorno a un Brox che si mostra e non si mostra, e comunque riesce a stare dietro al suo farming meglio di quello che stia facendo Closer alla fine. Sì, esatto. In ogni caso, comunque, bisognerà vedere anche le prime schermaglie verso quel primo messaggero. Ormai a 10 minuti, già ben collocato da due. Con addirittura già un minuto al prossimo drago, un drago infernale, questo vorrà dire che tra oceano e eh, nuvola si andrà un po' a distribuire quella che sarà l'anima del drago. Già, e alla fine questo è un po' lo stile che... Conosciamo quando parliamo di Team Liquid, anche se erano altri Team Liquid, Team Liquid di altri tempi con altri giocatori. Questo è quel piano piano si arriva ai momenti di, di fight, si arriva agli scontri e i Team Liquid hanno un vantaggio che non sai veramente da dove abbiano tirato fuori. Sembra che riescono a semplicemente spremere più soldi da uno stato di inattività della partita. Ed è un giocare attorno alla corsia inferiore, giocare attorno alla D-Carry e permettergli di essere quell'hyper carry una volta trovati i suoi oggetti, trovati i suoi vantaggi che. Un tempo dicevi Ok funziona così Perché hai i Doublelift Nella tua squadra E quando hai i in Nella tua squadra Giochi in questa maniera E questi sono I frutti del tuo lavoro Ma dimostrare che riesci Comunque a farlo Anche con Tactical Che comunque Ha il suo primo split Di LCS intero Ha fatto qualche Game roster. sostitutivo Nello scorso split Ma questo è il suo Primo split intero E comunque Sta trovando Dei risultati del genere Assieme a questa squadra Sì, con un Signor supporto Al suo fianco Ma questo comunque È la, è la testimonianza Che i Team Liquid Sono una squadra Che ha capito come far funzionare il proprio team e i propri giocatori. E come inserire Tactical e come reinventarsi, riscriversi un po' con Tactical perché ovviamente è una di carry completamente diverso da Già Questo qui è un'aggressione a tre con FBI UI che si sono portati subito in corsia superiore. Potrebbe anche voler essere volontà dei Team Liquid aver scambiato quel drago, non importa il primo messaggero. Tactical sta farmando come un dannato e soprattutto si porterà a casa anche diverse placche mentre vediamo Mordekaiser rimanere su quella corsia superiore affiancato magari anche da Corgi J per tenere a bada anche un po' le placcature con un possibile utilizzo del messaggero già e alla fine soltanto adesso Aunsar si sposterà ma come abbiamo visto questo è stato uno scambio abbastanza impari per adesso sempre sempre vantaggio dei team liquid con Tactical che non ha perso pressione di corsia ha potuto farmare ha potuto spingere sulla torre Golden Guardians che sì si spostano e mettono priorità sul messaggero e lo tengono ma comunque i team liquid in cambio si prendono il secondo drago perché la rotazione arriva in maniera tardiva sul messaggero non è quella rotazione all'ottavo minuto preciso spaccato quando il drago ancora è in respawn ma è una rotazione che ti permette tranquillamente di poi reinseriti anche sul lato opposto della mappa e team liquid ne beneficia in maniera netta portandosi adesso addirittura a 1400 gol di, di vantaggio primo quello che dicevamo prima di, prima parlavamo wow sono 700 gol di vantaggio ancora non è morto nessuno adesso hanno raddoppiato quel vantaggio e ancora è. non è morto nessuno bisogna vedere come Closer vorrà utilizzare questo messaggero ovviamente GJ visuale grazie a quella lente dell'oracolo Closer non ne ha idea ma i team liquid sono pronti a rispondere infatti lo vediamo tra Brox e Tactical i pronti Corrano nei service se ce ne fosse bisogno in ogni caso Tactical si è preso comunque quelle due placche in corsia inferiore da solo, si parla di soldi e tanti anche. Già, tra le due placche di Tactical in corsia inferiore e la placcatura che invece ha preso Jensen in corsia centrale, quelli sì sono 480 gold che vanno un pochino ad aiutarti, ma gli altri 1000 da dove vengono? Eh, gli altri 1000 eh, si stanno tanto. continuando ad accumulare nelle tasche di Team Liquid in maniera sempre più consistente. I vantaggi in gold che ormai vanno a dare addirittura delle taglie ad alcuni membri Jensen, lo vediamo con 150 gold di taglia in questo momento. È una situazione che i Golden Gares non vogliono veramente vedere in questo momento. Anche perché giocare questo stile, giocare sul. Gioco lento, si farma, si scala e si arriva alla fase tardiva di gioco. È un gioco che va a favorire Team Liquid e questo proprio e non a, livello solo per stilistico, esatto. a livello di squadra perché i Team Liquid sono quel team lì. Sono il team della tenaglia, sono il team del. lentamente arriviamo al late game e siamo in quel vantaggio invisibile rispetto a te, anche se siamo 0-0, anche se puoi vedere che magari sì, tu hai preso qualche placcatura e noi no. Forse il vantaggio vero e proprio tra queste due squadre non si sente in maniera concreta, non lo puoi toccare con mano finché non si arriverà a quel primo scontro, ma quando quel primo scontro arriverà, allora te ne rende hai conto che dal lato di Jensen c'è già quel Dentry Nashor che è un ottimo, fantastico passo avanti per Azir, che dal lato dei Team Liquid in generale c'è un impact che sta diversificando al massimo i suoi oggetti con tre componenti di tre oggetti diversi per massimizzare le statistiche iniziali e poi poter raddoppiare su power spike dopo power spike dopo power spike con gli oggetti completati nel mid e late game. Questo è uno stato di gioco che va a favorire enormemente anche i Team Liquid, data poi anche la loro composizione di e eh, ai, ai, ai trucchetto. C'è un bard, c'è una torre, c'è un messaggero. Ci penso io. Vanno a negare totalmente l'utilizzo di questo messaggero, il che va pesantemente a, ad aggravare un po' anche le scelte. Adesso col seno di poi che hanno da. fatto. Quel lasciare spazio tattico sulle due placche, lasciare la placca anche a Jensen, andare a raddoppiare su questo messaggero, non prendere alcuna. No, alcuna placca con quel messaggero addirittura lanciarlo dopo il 14 minuto senza neanche trovare un po di danni già. un utilizzo completamente a vuoto che ha soltanto dato ancora un margine maggiore di farm e non solo anche tattico già assolutamente e i team leak ormai sono in una situazione eh... Molto comoda È come ed se avessero è... preso almeno un team fight praticamente eh, È veramente strano dirlo perché siamo 0-0 in torri in kill I Liquid oltre vantaggio... al fatto che abbiano questo vantaggio in gold accumulato tramite il farm E esattamente i carry che sono messi benissimo I due draghi, Quindi questo doppio passo avanti verso un un'anima. E il terzo drago potrebbe arrivare tra meno di un minuto I Team Liquid sono già pronti al movimento su questa lato inferiore di ah, mappa già. I Team Liquid sono esattamente dove vorrebbero essere Certo, se sei più avanti è un lusso ma già trovarsi in questo punto può call considerarsi draft, tale poi... per i team liquid già con la draft che comunque ti ritrovi Mordekaiser persino Brox ha comunque su alcuni target come lo stesso Closer Monte, anche FBI Tattico Legensen un late game spaventoso no. e dobbiamo ricordare pur sempre che per i Golden Guardians uh, anche nella serie contro i TSM l'inizio di alcune partite era un pochino roccioso era un pochino fastidioso quindi potrebbe esserci sempre spazio per una ripresa nei team fight Vero? negli scontri del mid e del late game anche se un vantaggio del genere oh, ai, è ai, difficile hai. vederla con FBI sotto aggressione. Parte la freccia. Purtroppo Tactical non trova il bersaglio. FBI sfrutta molto bene guarigione e flash con poi la rete per sfuggire da Brox e da Tactical. E questo è un peccato perché un'uccisione in questo frangente, oltre a dare un primo sangue di una Lysin o di un Ash, avrebbe dato anche una grandissima pressione sul Drago. Eh, Ma eh, FBI alla fine costretto a bruciare Summoner Spell uh, per aver salva la vita. È già un buon vantaggio per i Team Liquid. Che sì, magari si approcciano a questo scontro senza quelle supreme. Ma avere una di carry che puoi andare a un po' quasi anche minacciare e bullizzare è ottimo. Uh, lui, però, molto bravo. Arriva su Corgi J. Il portale, il primo sangue nel mare di Haunzer. Questo è fondamentale, fenomenale. Vedremo adesso da parte di Impact. Magari la ricerca di un closer, andare a prenderlo, portarlo dalla sua bolla della Nanna. Arriverà su in tactical l'aggressione, sottostione, fantastico uccisione, Drago preso e questa era la ripresa di cui parlavamo da parte dei Golden Guards al primo team fight e adesso la differenza non è più così netta e già in un batter d'occhio, due kill e il Drago rubato un po' da sotto il naso dei Team Liquid, in un momento in cui i Team Liquid fanno un pochino fatica ad approcciarsi allo scontro, o meglio hanno un attimo di esitazione nell'ingresso al fight e i Golden Guards vanno immediatamente a punirli con questo fantastico ingresso da parte di Wookie che blocca un po' CoreJJ su un Portale anche abbastanza impreciso che lo porta direttamente dentro la Tana e va già a bruciare il flash di Tactical che adesso è costretto ad approcciarsi al fight quindi senza mana, senza flash e senza grandi risorse. E da Monte, mentre l'avversario sta pulendo questo lume, trova un'altra bellissima vola della Nanna. Si lancia in avanti, raccoglie il flash per il burst e aggiunge l'ustione per dare il colpo di grazia veramente ben eseguito dal midlaner dei Gordon Guardians. Mentre Jensen e Impact stavano cercando di avvicinarsi dall'altro lato del fight con una tenaglia che non ha funzionato perché l'altro metà della squadra era stata zonata e aveva ceduto. Dall'aggressione di Golden Garas, come diciamo sempre, la tenaglia è forte quanto un po' il suo braccio più debole e i Golden Guardians hanno ben identificato e hanno forzato l'aggressione da quel lato spezzando quella chiusura che stava arrivando su di loro una decisione anche abbastanza rapida, netta e necessaria soprattutto in un momento in cui ti stavi avvicinando all'essere lentamente strozzato dal team avversario ma trovare no. queste uccisioni ripristinare quindi un equilibrio molto più precario di quel gold e soprattutto bloccare la carica verso l'anima della nuvola dei parte di Team Liquid esatto. è fantastico per i Golden Guardians sì, inoltre ti porti comunque un po' di Cold War Action su delle supreme che tra quella di, Dam di Damonte si sì, vuol dire tra quella di Hui e quella di Houncer soprattutto possono diventare delle ottime frontline per infastidire. In ogni caso anche Houncer stesso è uno di quelli che ha preso il primo sangue addirittura, quindi un piccolo boost di risorse che sicuramente gli farà comodo. Sicuramente dare più potere offensivo a questo Renekton è qualcosa che può andarti a premiare nei team fight anche perché alla fine devi pur sempre considerare che Ash è un carry immobile quindi se riesce a trovare un giusto inserimento uh, puoi andare a minacciare in maniera anche abbastanza concreta e soprattutto adesso che Tactical non ha quel flash vediamo infatti Uhi e Closer passare molto tempo attorno alla lane della, della duo bot dei team liquid ma l'aggressione parte partita per la la monte a shuffle questa volta il flash è comunque disponibile arriva la prima Stasi con il che si va a rompere il colpo del drago. La freccia, purtroppo, uh -huh. non va a cogliere il bersaglio. Ora potrebbe esserci una ripartenza. Jensen, bola della nanna, suprema da parte di Corey Jay per andare a bloccare un minimo. Poi lo sfinimento su FBI. I danni si vanno ad aggiungere, ma per quanto le barre degli HP siano pesantemente danneggiate, lato Golden Guardians, questo non permette comunque ai team Liquid di chiudere rapidamente le uccisioni. Un no. vero peccato, ma bel fight. Sì, assolutamente, i team Liquid molto prudenti in questa esecuzione non vogliono rischiare di fare il passo falso e dare nuovamente il vantaggio ai loro avversari e i Golden Guardians hanno identificato bene questa esitazione, se così vogliamo chiamarla, da parte del team avversario continuando a minacciare un inserimento ogni volta che qualcuno di loro finiva esposto. Quando FBI è stato colto dalla Suprema di e abbiamo visto Wookiee farsi avanti, attivare la Suprema mostrarsi minaccioso per dire se provate a ingaggiare sul mio D. Carry io sono pronto a rispondere e abbiamo pur sempre un Graves e una Zoe qua al fianco che potrebbero Trovare i giusti skillshot e portare i giusti danni per eliminare un bersaglio fragile come Tactical, come Jensen Che sono fragili e sono esposti E questo continuamente, se non era Wookiee con la sua presenza Era una stella vagante di Damonte o uno scatto in avanti di Closer Che costringeva Team Liquid a ripensarci un attimo sul committare 100% nell'aggressione per trovare la kill E infatti Golden Gare se riescono a emergerne senza perdere nessuno Soltanto qualche risorsa a livello di summoner spell Già yeah. E questo comunque porta con l'ottenimento della prima torre in corsia superiore unicamente tra l'altro nel mai tactical un'altra entrata di risorse non indifferente. Infatti lo vediamo ormai sul suo secondo oggetto più gambale del Berserk con quella lama di Doran andare poi piano piano a ricercare componenti per un terzo oggetto, mentre invece per FBI abbiamo quella scheggia al fiancata, quel frammento di infinito Già, quindi eh, spero arriverà un... bel rasoio Un rasoio della tempesta come secondo oggetto E non penso neanche non a il soldi sia per la sia così distante um, A giudicare un po' comunque una farm che non è impeccabile Non è neanche... Ottimo ma è buono tutto sommato c'è una differenza abbastanza pesante dall'altro lato la differenza forse più grande si sente dalla corsia centrale dove Jensen sta mostrando un farm assolutamente folle con 260 minion a 21 minuti 350 gol d'Italia, puramente ottenuti dal farm questo, questo questo punto di forza dei team liquid si sta rivelando molto consistente è una cosa di cui è, insomma, abbiamo proprio parlato la, forse una delle maggiori discrepanze che si possa verificare in questa, in questa serie è quella tra le corsie centrale. dove se metti Damonte in una lane contro Jensen e li costringe ad avanzare in, una, in un percorso lineare verso la fine della partita allora Jensen troverà dei vantaggi che Damonte non sempre riuscirà ai a fare ai ai tactical costretto al flash viene subito bloccato, immobilizzato buono della nanna, i Danya Closer basta e ne avanzano, passo falso a questo giro Lato tactical con utilizzo di Suprema oh. e doppia Summoner, Nel mentre però. c'è qualcuno il naso dei Golden Guardians. Eh, Maunzer la sa, la sa lunga. Ma sono 4.000 gli HP, 3.000, arrivano in serie dei trasporti. Doppio del trasporto. Vedremo se i team Lequid vogliono rimanere nel team fight. Impact rimane a solo. aggressione su Damonte. I danni potrebbero bastare. L'ultimo attacco, la bruciatura. Uh. No! Tragico! ai ai, ai. suprema addirittura di Impact su Hounser. Costretto alla fuga, arriveranno le uccisioni. Ultimo colpo, FBI a raccoglierne l'uccisione. Wow! Ai, ai ai qui un passo falso. E adesso sono i Golden Guardians ad avanzare per te su questo barone. Wow! E con anche una certa ragione, alla fine, il teletrasporto di Hounser vorrà eh sì, commentare a questa decisione. I Team Liquid dovranno rispondere in fretta se vogliono cercare di avere qualcosa da ridire su questa. Questo gesto. La cosa positiva è che non ci sono ancora abbastanza danni. C'è il tempo per tornare. E il barone, tra l'altro, c'è il tempo un... per tornare. Non, uh, non so, non so. Mm, no. No, non per interrompere il bar. Ma forse ai per ai un... ai. Fight? nemmeno. Okay. Giusto qui, verrà immolato per il bene della patria. E che bene della patria! Wow, ti sei preso altre due uccisioni. Se non tre, addirittura, non mi ricordo bene. Credo forse erano tre, per poi andare a portarti a casa anche il barone. Wow, questo è un. Un repentino uh, cambio di, di già, partita. Un'interessante evoluzione da parte di Team Liquid. Era sicuramente una, una buona scelta, una buona chiamata. Anche perché con gli oggetti che Jensen stava già portando la sua, con quel tormento di Landry, con il Dentry Natural, l'aggressione a due sul Baron è stata veramente ben perpetrata. E da parte dei Golden Guardians, Hounser ha avuto un'intuizione quasi divina di avvicinarsi a quella Tana e controllare che non ci fossero in atto. Anche perché a 22 minuti, come ti può venire in mente di andare al baron con soltanto due persone ma come stavo sottolineando il vantaggio di Jensen è veramente enorme adesso in questa partita il livello di farming è stellare adesso ha pur trovato questa uccisione nella ritirata avversaria ma già prima si sentiva differenza parte oh. la freccia ah. a questo giro FBI senza summoner viene trovato in flagrante e ucciso eh, certo. lì servirà una fascia di argento vivo o un uh, crogiolo di Michael per Uhi perché Quei controlli dalla lunga distanza possono essere veramente, veramente pericolosi per i team Liquid. Ma comunque Golden Guardians con questo Baron adesso dovrebbero riuscire a prendere un certo vantaggio a livello di mappa che gli avversari hanno cercato di negare loro a lungo. Ma ancora una volta voglio ripetere come. Quella aggressione sul bar da parte di Team Liquid non fosse una cosa da biasimare Anzi, hai cercato la cosa, la mossa giusta. Nel Mancavano 3.000 KP. E... Sì, veramente ci è mancato un soffio. Già anche la. Forse un pochino lenti sulla ritirata, una volta scoperti. L'aggressione qua da parte dei Golden Guy sulla corsia centrale veramente ottima. Ughi che trova un bellissimo flash dall'ombra della guerra. Che si assicura, controlli sugli avversari. E questo anche va a giocare a favore dei Team Liquid. Perché appena trovato una kill mid, non pensi che ci sia questa reazione. Brox forse aspetta un pochino tanto nella. Uh, fuggire e il teletrasporto di Impact Arriva sì a trattenere Haunzer ma in una posizione molto scomoda Perché come vedete Team Liquid arrivano a questo fight un po' separati Senza la presenza di Tactical E questo non ha fatto altro che Permettere ai Golden Guardians un facile ingresso E poi una nuovamente chiusura sull'obiettivo Già Se non altro questo potrà portare I Golden Guardians a Equiparare un po' il numero delle torri. Già adesso con due strutture Anzi tre strutture tre oh, grazie alla te. presenza di Answer anche sulla corsia superiore 5 ,2 kg 2. I Golden Guardian sembrano essersi ripresi alla grande ormai in questa serie. Perché i nemic c'è sempre quel soul point che continua un po' a minacciare, visto che l'ultimo drago comunque è andato dalla loro. E Impact continua imperterrito a mettere pressione sulla corsia Molto laterale, bravo. come soltanto lui praticamente può fare ormai. Situazione. Interessante, devo essere sincero, perché non ti aspetteresti, non, non te lo saresti mai aspettato che Golden Guardians riuscissero a prendersi quel drago a quel minutaggio, riuscire a rubarlo così da sotto le mani dei team Liquid, che al loro, al, dal canto loro sono ripresi con quel soul point, quel primo drago della nuvola e seguente tra due minuti e 40 per Il Drago della Nuvola. No, ed è una situazione che appunto adesso i Golden Guardians possono e, e dovrebbero cercare di continuare a sfruttare, mamma perché... mia, Genze. Eh, è Jensen, al 16 cioè Jensen, è, Jensen è al 16 questo vuol dire che ha tre livelli di differenza con la di carry avversario questo Però, vuol dire che se trova FBI può solo killarlo in 3 uh, colpi praticamente prima più o meno si sì. ha fatto solo i danni la, il dato forse è più preoccupante closer al 14 Brox al 12 sì, quella alla fine è una, è una differenza che si fa sentire molto, soprattutto nel farming. E se ricordi, l'early game comunque era abbastanza ben controllato Ciao. da parte di Broxa. Ma questo Lysin uh, non sta trovando i giusti inserimenti per la squadra mm. e ha perso il ritmo di power farming. E alla fine è una cosa che non è nemmeno così rara per Broxa, perché ci sono le partite dove Broxa è molto. Sconnesso dal resto del team. C'era notoriamente questo game con Graves, che adesso non ricordo contro esattamente chi fosse il team liquid. Ma c'era questo game che Brox ha giocato con Graves, dove per la maggior parte della partita, fino praticamente al team fight finale, era 0-0-0. Sì, 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 senza aver fatto nemmeno una kill, nemmeno un assist. E per un jungler è veramente strano, perché spesso sono i jungler quelli promotori dell'azione per la sua squadra. O almeno quelli che sono un po' nel contesto. Con un campione come Graves, comunque che è addirittura la Way sui suoi auto-attack. Prima o poi, anche per sbaglio, un colpo lo spari su un avversario e ti prendi l'assist. Ma. Non era stato questo il caso, e ci sono purtroppo le partite in cui Broxa finisce per rimanere un po' sconnesso e, e, e perdere rilevanza. E Closer in questo momento lo sta superando in tempistiche, perché con il suo team cerca queste azioni proattive. Ha già trovato un bel po' di farm e un bel po' di danni, e con un secondo oggetto da letalità in arrivo abbiamo già visto questa rapida combo su Jensen. Nonostante i due livelli di vantaggio per Jensen, lo ha minacciato non poco, quindi. Sicuramente per Brox si tratterà adesso di rientrare un po' nel, nel groove di riunirsi con la sua squadra, giocare meglio attorno a qualsiasi cosa, che sia cercare pick, che sia uh, ruotare attorno agli obiettivi, o che sia semplicemente mettere pressione su una qualsiasi corsia. Ora, però, per i Team Liquid si apre uno spiraglio interessante a mio avviso, perché tra 40 secondi c'è un drago, ma tra 50 c'è un barone, e loro potrebbero anche scambiare un secondo drago dei Golden Guardians. Vedremo Magari per cercare un barone Potrebbero già. anche provare a farlo Col fatto che i Golden Garia Sono già pronti Su questo obiettivo um, È un po' difficile Perché già avere Quei okay. 15 secondi di differenza Sono abbastanza tempo Per ormai Per una composizione del genere Fare l'obiettivo Ma a parte il fight Hui si lancia in avanti Ma non c'è un vero e proprio follow up Addirittura qui Impact Minaccia Continua aggressione, Full vita da parte di Team Liquid Mentre invece Hui pesantemente danneggiato e partire già così arriva la freccia subito il commit su Damonte cercano l'aggressione trovano lo stun quella trappola l'ultimo attacco alla fine arriverà anche la guaggione per FBI però questo vuol dire cedere pressione al drago eh, e questo è tragico con Hui costretto alla ritirata addirittura Damonte utilizzato quel teletrasporto dal libro di incantesimi per tornare in corso centrale e posizionarsi su quel drago questa è disfatta questa è Animal Il drago per i Team Liquid che si sono potuti giocare molto bene questo fight anzi questo trade già. E... Un po' complice il fatto che parlavamo di sconnessioni, ma lui si lancia in avanti, ma senza avere un vero e proprio follow up. Già, forse c'è stato proprio il: uh, vedi un bersaglio, cerchi di aggredirlo, ma in quel momento. I Golden Garniers non erano pronti a seguire o a all-inare, anche semplicemente no. su un singolo bersaglio. Ed è difficile farlo contro la composizione di Team Liquid perché con campioni come Bard, come Azir, sono sempre molto pronti al disengage. Al, disengage, al bloccare no. immediatamente il fight, guadagnare spazio per il campione aggredito e portare avanti l'aggressione a modo loro dalla lunga distanza. Per i Golden Garniers, la loro composizione è molto più incentrata, quasi sul, sul pick, sul cerchi un'aggressione trovi i controlli, trovi la bolla della nanna, metti una trappola sotto il bersaglio di CC e poi lanci una scarica di danni che sia la stella vagante che si alleggia dalla distanza come potrebbe succedere adesso Bola della nanna, colpo perfetto ma non bastano i danni nemmeno su CoreJJ che riesce così a salvarsi complice anche la mancata stella vagante che non è arrivata a destinazione purtroppo c'è da dire che comunque anima del drago della nuvola eh, forse quella che ha un impatto a livello proprio di teamfight grezzo come danno inesistente perché non fa danni certo puoi sempre schivare quelle supreme quindi quella freccia sordente per quanto possa arrivare il prima possibile puoi sempre fare in tempo a doggiarla un'altra volta no. Rinderà, diciamo che l'anima della nuvola rende tedioso un fight soprattutto se si prolunga per tanto tempo perché le supreme poi torneranno magari anche nello stesso team fight su alcuni supreme con cooldown reduction molto basso Sì, diciamo che um, alla fine <ride> wow uh, ok freccia sordente su haunzer arriva la suprema da parte di impact che lo va così a raccogliere è eh, qui molto bravo potrebbe esserci il follow up con Suprema l'ultimo attacco in flash uhuh. di Hauser Sa ora sarebbe servita con, con la freccia stordente eh già è uh, uh, Tactical purtroppo un po' impreciso sulla è veramente difficile da, da, da calcolare se non ci sei abituato se non giochi spesso un campione del genere come Mordekaiser ma ha cercato di lanciare il volle per colpire Hounser in uscita da quella Suprema, ma lì è veramente difficile coordinarsi a livello di tempistiche. Infatti mm -hmm. il volley è arrivato prima e Hounser è riuscito a fuggire con un soffio di HP. Corge e invece è stato bravissimo. Ha trovato il legame in uscita da quella Suprema, rallentando comunque Hounser per qualche momento, ma non è bastata. Ehm... Um... Mm cos'è che stavi dicendo? Che il avevo drago della risposta... nuvola, Il drago della la nuvola, giusto. Uh, L'anima della nuvola, alla fine, per la composizione di Team Liquid, è utile principalmente per impact. Avere quella velocità di movimento aggiuntivo. Una volta utilizzata la suprema ti permette di seguire meglio e mettere più sotto pressione i campioni che vai a chiudere nella suprema. Mm. Per il resto, avere sì un po' di riduzione di carica in più sulle supreme non è magari tanto il utilizzarle due volte in un fight, ma poterle utilizzare per un pick. E in questo caso con supreme, come quella di Ash e quella di Bard, cercare di lanciarle, vedere se colpisci qualcuno. E se va bene, perfetto. Hai e trovato un vantaggio. Se non Va bene, probabilmente ti tornerà già. Tactical è appena tornata e Aunsure no. invece ha dovuto bruciare il flash e la sua suprema durante lo scorso engage, cose che non saranno quindi altrettanto d'impatto, non magari in un fight prolungato, ma in tante piccole possibilità di fight. Ed per questo che dico che l'anima oh, non necessariamente l'anima, ma i draghi della nuvola sono molto più utili su Supreme da engage. Supreme che quando ce l'hai le provi a lanciare, se va segno bene, se non va segno pazienza, ce l'hai prima. E infatti, bye bye Cold War Reduction non ancora tempo al tempo aggressione che potrebbe arrivare da un momento all'altro Golden Guardians concentrazione totale lato Baron d'altronde è quella la scelta ottimale Hui ci prova i danni che però arrivano in entrata freccia sordente arriva anche il Volite trasporto a parte di Impact al centro dell'azione Suprema oh. immediatamente utilizzata su Haunzer questo è bellissimo perché va un po' a spezzare anche la front line dei Golden Guardians e isolare Haunzer è ormai cosa fatta Shutdown nel mani Impact, l'inserimento su anche un possibile barone ora più che mai è fattibilissimo. Già, yeah, i Team Liquid stanno giocando questa, questi fight in maniera Molto veramente bello. ottima, con la loro composizione completamente difensiva si sono presi cura perfettamente di Tactical e alla fine Jensen è il carriere principale di questa squadra e lui non è stato nemmeno toccato dagli avversari ma i Golden Guardians hanno cercato quella prima aggressione con Uki molto bravo Tactical a flashare via dalla combo di Alistar qualcosa che puoi comunque fare in maniera molto precisa senza metterti nei rischi e poi quando Hansel ha provato l'ingresso sull'asce tuffandosi in profondità su mille avversari quasi sacrificando già la sua vita in cambio della vita del tiratore avversario Impact l'ha subito rinchiuso in quella ulti ed era già spacciato Impact e Brozza, però Brox hanno pochissime HP da loro. Ecco il Baron. Impact è costretto a, a quella Stasi. Jensen cercherà il recupero. L'autoattacco. La Selle purtroppo, non andrà a cogliere Impact. Per un soffio. Per un soffio però se non altro hai sì, scambiato FBI la sua vita ma se non altro non hai lasciato prendere il Baron ai team liquid Già. che sarebbe stato virtualmente partita fatta a quel punto almeno a livello di pressione sì sicuramente un Baron permette ai liquid adesso di andare verso l'assedio, portarsi magari anche sugli inibitori scoprire un pochino quelle lane mentre per i Golden Guardians vorresti cercare di estendere queste fasi di equilibrio in partita il più possibile perché soprattutto con la composizione che hai se riesci a trovare un pick poi puoi continuare a snobollare quel vantaggio singolo in un altro vantaggio in un altro vantaggio in un altro vantaggio, un altro vantaggio finché che la partita è in uno stato abbastanza paritario, ma quando si parla di difenderti dall'interno della tua base, da una pressione costante da parte dei Super Minion e dei movimenti avversari, allora, una composizione come quella dei Golden Gares fa molta più fatica. e Adesso, ancora una volta, si torna su quel baron. Closer dietro il muro con lo smite. Potrebbe cercare Eh, recluso, non Ma non c'è la possibilità. È eh già esatto, se ne assicura. con L'entrata nel reme dei morti e di morte si parla. Impact va a chiudere velocemente. Poi brevissimo Broxa con il salvaguardia. E trovando così anche uh. uno shutdown in doppia uccisione uh. per il buon impact, che adesso è pieno di risorse. Guarda i danni con quello screen shuffle e imperiale, assicurate altre due uccisioni. Triple kill per Impact. L'inseguimento su FBI. Wow. Carneficina! Pulita pulita per i team liquid che si portano a casa adesso anche il barone e il drago maggiore. Wow, team liquid uh, puliti come, come poche volte oh, in questi sì. team fight, e come ho bello, detto, bello da vedere, stanno giocando un. Para e rispondi, para e rifletti ogni volta in maniera perfetta. E quando sono consapevoli che hanno il controllo totale dell'obiettivo, che se si avvicinano al Baron e gli avversari provano a contestarlo, ora il fight è già loro, allora soltanto adesso vanno e premono il grilletto. E lo stanno facendo in maniera veramente precisa. E con l'esecuzione, la partecipazione è un po' di tutti. Forse ancora una volta Brox è quello che passa più sotto tono, ma la sua presenza garantisce questi obiettivi. E non abbiamo visto create assurde da... giocate assurde da parte di questo di Sin, ma perché non ce n'è bisogno. perché in Impact sta rinchiudendo gli avversari in prigione, li sta distruggendo volta dopo volta ed è impossibile da buttare giù, guarda quanto è diamine resistente questo Mordekaiser perché Azir sta facendo un lavoro di carry sensazionale, portando una quantità di danni stellare e qui ancora una volta vediamo... Questo team fight come sono riusciti a emergere un pochino i Team Liquid dopo aver trovato queste prime aggressioni? Impact, già che rinchiude Closer, va Guarda a aggiungere. Guarda la move in speed. In uno contro uno, senza alcun problema. Nell'inseguimento, in Core JJ che trova una bellissima doppia suprema su Wii e Hounser, bloccando la loro di fuga lasciando libero quindi l'ingresso per Jensen con una scorta imperiale, seguendo il doppio stordimento Bellissimo. del legame cosmico. Questa azione e poi il portale per portare ancora una volta tre campioni dietro la torre inseguire anche FBI, garantire la carneficina. I Team Liquid stanno. Stanno giocando in maniera metodica questa prima partita. Sono qua e non sono pronti a cedere il posto. Vogliono prendere quel biglietto per il mondiale il prima possibile. Il Drago maggiore, l'ottimismo del drago maggiore, è arrivato in concomitanza, praticamente con il Baron buff, ma con una leggera discrepanza. E questo, in realtà, a mio avviso, è ottimo per i team liquidi. Perché è vero, a breve 40 secondi cadrà il Barone. Però, eh, a conti fatti, se dovessero riuscire a portarsi almeno fino alle torre del Nexus, vorrebbe dire avere ancora quei. Un minutino, 40 secondi di Drago Maggiore che è quello che ti serve quando ci sono i torri del Nexus. Che no. non ti fanno abbastanza danno. Ti serve team fightare, portarli sotto la fonte della salute e distruggere il Nexus. Il no. Drago Maggiore ti potrà aiutare a farlo. E infatti, con le gare, se vogliono difendere, saranno costretti a fightare e contro il Drago Maggiore. lui è il maggiore. primo che parte. Infatti c'è poco da fare per lui. Superma su FBI. Flash non più disponibile. Un'altra di decisione. E per i team liquido ormai. è pratica fatta. Una leggera firma da compilare. E poi si portano a casa il primo game di questa Best of Five con aggressioni fin sotto la fonte della salute per l'appunto, il Baron cade ma il Drago Maggiore continua al suo operato, ma ormai il Nexus decide che è tempo di porre fine a questo match GG Team Liquid che alla fine si portano a casa la vittoria concludendo su un vantaggio di circa 9000 unità d'oro alla fine dopo quello che era stata una partita con vantaggi che si accumulavano e andavano in una direzione e nell'altra con grandi equilibri anche soltanto a livello economico i Team Liquid alla fine ci dimostrano che la loro composizione e soprattutto la loro esecuzione in questi momenti chiave va a dare loro il vantaggio più netto e per i Golden Guardians c'è stato il tentativo c'è stata la leggera ripresa in quelle fasi di mid game ma non è stato abbastanza per i team liquid una volta ingranati nel loro late game nella loro assicurazione con quel carry per Jensen con un CoreJJ ancora una volta spettacolare con un playmaker come Bard anzi Bard non è nemmeno un playmaker come campione è un enchanter è un non si capisce bene cosa sia è un'entità cosmica ma nelle mani di, ma so di CoreJJ è un mostro e ancora una volta fantastici engage fantastici disengage CoreJJ ha reso la vita della sua team così facile, facile. Sì, ragazzi, io faccio un po' di cose, non vi preoccupate, perché anche lì neanche i propri compagni sanno cosa sta facendo. Quello è. È, è il bardo. È il bardo dei GDR. Che sto menestrello che fai, parla, perché... canta, chiacchiera. Bardo. Bardo, bardo. Per l'appunto però a livello proprio di GDR, tu non... fino all'ultimo e forse neanche dopo sai cosa sta effettivamente facendo, ma comunque progredisci nella storia. Il master si trova molte volte con le mani legate, addirittura da questo bardo che fa, ci penso io. Sai, è un po' quella scena da film che vedi tipo io, io i grossi, no? che magari c'è da, da minare le mani. Ragazzi, ci penso io, chiudi la porta dietro, poi esce e fa tutto a posto. E tu dici... Che okay. è successo? Non lo sapevo mai. Non lo sapevo mai, però tu entri e dici: Ok, possiamo andare avanti. Scherzi a parte, però, molto bravi. Team Liquid. Anche, anche se c'è stato qualche piccolo scivolone su quei primi team fight che hanno dato quella parvenza di iniziale ripresa da parte dei Golden Guardians, non ho visto una vera ripartenza lato Golden Guardians. Questo perché se sei riuscito a impostare macro e pressione e nei primi 10 minuti avere più di 2000 gol di vantaggio, l'avresti comunque fatto a prescindere anche nel resto della partita, che è quello che è successo. No, e alla fine queste sono cose che mi danno più quasi uh, sentimenti positivi per i Golden Guardians, che anche in una situazione così spinosa, così difficile, Vero. dove vengono con Costantemente torchiati e messi sotto pressione da la passività dei team liquidi, nemmeno un'aggressione. Non, non sei schiacciato, sei semplicemente quasi intimidito dagli avversari che continuano a diventare sempre più forti, sempre più forti, sempre più forti. E nonostante ciò, trovi comunque i tuoi spazi per trovare l'attuazione, il tuo engage, uh, partire con quell'Alistar, trovare la bolla con Zoe, trovare il, i danni con l'unità di squadra. Quante volte abbiamo visto quei quattro membri sull'azione in corsia centrale, su Tactical, no. magari saltare addosso e trovare quella kill in maniera anche abbastanza insufficiente. Sperate, poi sì, forse il vantaggio più grande che hanno trovato è stato quando hanno punito quel, quel tentativo di Baron da parte dei Team Liquid, che comunque è stata un'azione che è nata da un Quasi lancio della moneta per i Team Liquid. Proviamo a correre crescendo. questo rischio. E stava per riuscire. Ci è mancato veramente un soffio. È andato male. Comunque, il vantaggio che ne hanno ottenuto i Golden Garias non è stato abbastanza per la presa dei Team Liquid che si sono ripresentati con la loro composizione, con la loro forza in maniera schiacciante. E questi sono dei Team Liquid che funzionano con il loro comfort. Quel Mordekaiser per Impact. Che, come abbiamo detto, Impact e Ounzer un po' i due top player che maggiormente hanno adattato questo nuovo campione. Nuovo campione. Campione che si è inserito un pochino adesso a gamba tesa nel mezzo della corsia sì. superiore e sta dominando le partite in cui lo vediamo inserito, vediamo raramente punito anche perché sempre meno team sembrano giocare attorno a quella corsia superiore, quindi chissà che non ci sia una volontà di uh, magari giocare un pochino più di counter pick alla fine Renekton non è stata una punizione abbastanza grande. Anzi, il più delle volte, quando Renekton voleva trovare un po' i suoi momenti di massimo splendore, entrare nei team fight, minacciarla di carry Era Mordekaiser a dirgli: No, non puoi farlo, stai rinchiuso nel reame della morte con me. E poi, quando ne esci, se ne esci, sei in mezzo a un team che non ti dà via di fuga. Quindi cioè. sicuramente da rivalutare un pochino quella priorità in draft per i Golden Guardians. E da rivalutare cosa anche vuoi lasciare a team liquid? Perché a questo giro uh, sì, forse il Lissini di Brox ha avuto una posizione minima. No, non deve uh, essere cattivo, ma ho contato forse forse due kick, se non sbaglio, sì, veramente ma alla fine poca roba. È, uno di, è, è, è come è come me in solo queue, eh. Sono quelle partite <ride> dove tu non hai bisogno di fare niente perché il tuo team sta smurfando e quindi tu stai lì devi pulire i eh, campi, devi fare qualcosa. Pulisci i eh. campi, fai I draghi, se, i draghi, se hai l'opportunità, se vuoi fare un l'init tanto meglio, ma è un lusso, in questo momento non è richiesto, basta che proteggi, basta che ti assicuri Una partita pulita. È una di quelle partite dove hai due carry, hai Ashe, hai Azir. Finché loro sono in vita, il fight l'hai praticamente vinto. E quindi Brock che diceva "Ok, il mio lavoro è proteggere, se vedo qualcuno avvicinarsi li calcio via". Ogni volta che con lui si avvicinava, Brox non faceva nemmeno in tempo a calciare via perché c'era Corgi che si metteva davanti e dice: Ti proteggo io, stun, suprema. Anzi, arriva Schiaffi, a Impact go, cioè, tutto, blocca qualcuno nelle mani morti. E Brox è un po' lì che dice: Non posso giocare in maniera difensiva perché da fate qui... tutto voi. Non posso giocare in maniera aggressiva perché siamo un team che sta giocando sulla difensiva, parando e respingendo ogni tentativo di aggressione avversaria. Io faccio il mio lavoro. È rimasto molto indietro a livello di farm, yeah. è rimasto molto indietro a livello di livelli veri e propri. Non ha avuto alcuna importanza. Da qui il famoso detto di tutti i professori di Muatai.